Salve e benvenuti a questa lezione sulla progettazione delle strutture in muratura e le relative prescrizioni normative. Il livello di approfondimento della trattazione dell'argomento è adeguato al corso di progettazione, costruzione e impianti che si tiene negli istituti tecnici ad indirizzo costruzioni, ambiente e territorio. In questa lezione si richiameranno brevemente le caratteristiche strutturali degli edifici in muratura ordinaria e le prescrizioni normative inerenti ai materiali da utilizzare e le loro caratteristiche meccaniche. Un edificio in muratura ordinaria deve essere concepito come un sistema strutturale tridimensionale. Tutti gli elementi costituenti la struttura dell'edificio, le fondazioni, i setti murari e i solai, devono essere adeguatamente collegati tra di loro in modo da costituire un organismo strutturale in grado di resistere sia ai carichi gravitazionali sia a quelli orizzontali derivanti dal vento e dal sisma. I setti murari dovranno assicurare quella continuità verticale indispensabile a poter trasferire i carichi che vengono applicati loro ai vari impalcati, per condurli fino alle fondazioni che provvederanno a loro volta alla distribuzione di questi sul piano di posa. Ad ogni piano, i solai dovranno avere un'adeguata rigidezza nel loro piano, in modo da poter ripartire ai setti murari, secondo la relativa rigidezza strutturale, le azioni orizzontali derivanti dal vento, che si esercitano direttamente sulle facciate, e le azioni sismiche, che sono frutto dell'effetto dell'interazione tra l'accelerazione del moto del fabbricato e la relativa massa. A secondo del comportamento strutturale dei setti murari, questi possono essere definiti come muri portanti, se impegnati a sostenere carichi gravitazionali, oppure muri di controvento, se impegnati esclusivamente per resistere alle azioni orizzontali derivanti dal vento e dal sisma. Nella concezione dell'organismo strutturale di un edificio in muratura ordinaria, è preferibile che i muri adempiano quanto più possibile ad entrambe le funzioni, sia di muro portante sia di muro di controvento. Per realizzare ciò si può provvedere ad orientare opportunamente la direzione dei travetti dei solai in modo da ripartire i carichi tra i diversi setti murari. La connessione tra i setti murari è garantita dall'ammorsamento dei muri in corrispondenza delle intersezioni verticali. Il comportamento scatolare e l'interazione tra le murature e i solai sono ottenute con la realizzazione dei cordoli. Questi devono avere un'altezza almeno pari a quella del solaio ed estendersi per tutto lo spessore del muro, tranne in quei casi in cui, per garantire la continuità architettonica dei muri a faccia vista, è ammissibile una rientranza massima del cordolo di 6 cm. Il cordolo, realizzato in calcestruzzo armato, deve essere provvisto di un'adeguata armatura longitudinale costituita da almeno 8 cm quadri di ferro e da staffe chiuse di diametro almeno F6 con un passo massimo di 25 cm. In corrispondenza delle intersezioni dei muri, l'armatura longitudinale dei cordoli dovrà essere adeguatamente ancorata per garantire la continuità dei cordoli e un adeguato trasferimento degli sforzi che li sollecitano. Per la realizzazione delle strutture in muratura possono essere utilizzati sia elementi artificiali che elementi naturali. Tra gli elementi artificiali vi sono i blocchi in laterizio, in calcestruzzo normale e in calcestruzzo alleggerito. Tra gli elementi naturali riconosciamo i blocchi in pietra squadrata e quelli in pietra non squadrata. Per le murature portanti possono essere utilizzati solitamente blocchi pieni e blocchi semipieni. A tal proposito, le norme tecniche prescrivono le limitazioni delle percentuali dei fori e le dimensioni massime dei fori che si possono avere a seconda se trattasi di elementi pieni, semipieni o forati. Sono considerati elementi pieni quelli che presentano una percentuale di foratura massima del 15%, con fori di dimensione massima di 9 cm quadrati per elementi in laterizio o in funzione dell'area della superficie del blocco nel caso di elementi in calcestruzzo. Sono considerati elementi semipieni in laterizio quelli che presentano una percentuale di foratura compresa tra il 15 e il 45% e un foro di dimensioni massime di 12 cm.
I fori di dimensione maggiore, seppure entro il limite superficiale prescritto, consentono la disposizione di un'armatura verticale nella muratura che migliora le prestazioni strutturali, conferendo una certa capacità di resistenza a trazione alle murature che per la natura del materiale costituente non ne sono naturalmente previste. A seconda del tipo di blocco utilizzato, le norme prescrivono anche lo spessore minimo che i muri portanti possono avere. I produttori devono garantire adeguate caratteristiche meccaniche dei blocchi e in particolare indicare nella documentazione la resistenza a compressione caratteristica indicata con il simbolo FBK, che comunque andrà poi accertata in fase di esecuzione con prove dirette sui materiali adottati. Le norme prevedono due tipi di classificazioni di malte, le malte a prestazione garantita e le malte a composizione prescritta. Per le malte a prestazione garantita sono indicate sei classi di resistenza che esprimono la resistenza a compressione della malta in newton a millimetri quadrati. Le malte a composizione prescritta sono invece individuate dalla composizione e attribuite a classi di resistenza. È da notare che le malte cementizie offrono ovviamente una maggiore resistenza rispetto a quelle con le cante a base di calce, ma rendono difficile la lavorabilità per i ridotti tempi di presa che offrono. In cantiere si riscontra quindi spesso l'utilizzo di malte cementizie che prevedono comunque la presenza tra i componenti della calce idraulica, proprio per favorire un allungamento dei tempi di presa e di conseguenza una maggiore lavorabilità delle malte. Ad una malta di questo tipo, costituita da due parti di cemento e una parte di calce idraulica, è associata la classe di resistenza M8, cui corrisponde una resistenza a compressione della malta di 8 N a millimetri quadrati. La resistenza caratteristica a compressione di una muratura dipende dalla resistenza del blocco e dalla malta adottata nella costruzione. Di norma, la resistenza caratteristica della muratura va accertata con l'esecuzione di prove dirette di compressione su campioni della muratura, ma, come vedremo, questa può essere anche desunta da tabelle fornite dalla normativa in funzione della classe di resistenza della malta e della resistenza caratteristica del blocco utilizzato. Indicato con FK la resistenza caratteristica a compressione della muratura, la resistenza di progetto FD si ottiene dividendo quest'ultima per il coefficiente parziale di sicurezza del materiale. Il coefficiente di sicurezza da adottare dipende dalla categoria degli elementi resistenti e dalla classe di esecuzione. Per gli elementi sono individuate dalla norma due categorie a seconda della quantità e qualità dei controlli durante la produzione. Garanzie maggiori circa la stabilità statistica dei valori della resistenza sono offerte dagli elementi di categoria 1. Le classi di esecuzione cui afferire una muratura dipendono dalle modalità esecutive e dai controlli che si adottano in cantiere. La classe di esecuzione 1 prevede controlli accurati e statisticamente rilevanti. In funzione della categoria degli elementi resistenti, del tipo di malta e della classe di esecuzione, si ricava il valore del coefficiente parziale di sicurezza da adottare nel progetto strutturale. Nel caso di elementi resistenti di prima categoria, con malte a composizione prescritta e in lavorazioni di classe 2, è da adottare un gamma M pari a 2,7. In assenza di prove dirette sui campioni della muratura, la resistenza caratteristica a compressione può essere ricavata dalle tabelle fornite dalla normativa in funzione della resistenza del blocco e della classe di resistenza della malta. Nella slide è riportata la tabella che si riferisce a murature realizzate con elementi artificiali pieni e semipieni. Una tabella simile è fornita dalle norme anche per le murature realizzate con elementi in pietra squadrata. La resistenza di una muratura che fosse realizzata con blocco e malte, le cui resistenze non sono previste da questa tabella, andrà valutata ricavando il valore con un procedimento di interpolazione lineare. Il procedimento di interpolazione lineare è comune in tante applicazioni, ma spesso si riscontra difficoltà negli alunni ad applicarlo.
per cui proviamo a fornire qualche esempio applicativo. Nella slide è riportata la formula generale che esprime appunto il procedimento di interpolazione lineare tra due punti x con 1, y con 1, y con 2, x con 2. In questo esempio si vuole determinare la resistenza a compressione di una muratura realizzata con blocchi che presentano un FBK pari a 12 e una malta di tipo M5. In questo caso sono da assumere con x con 1 ed x con 2 i valori presenti di resistenza del blocco in tabella che determinano l'intervallo di valori entro cui è contenuta la resistenza del nostro blocco. Con y con 1 e y con 2 i corrispondenti valori della resistenza della muratura nella colonna della malta di tipo M5 che corrisponde alla malta da noi adottata. Inserendo i valori così individuati nella formula dell'interpolazione lineare si ottiene che per la nostra muratura si dovrà assumere una resistenza a compressione caratteristica pari a 5,22 MPa. Nel caso in cui si abbiano valori della resistenza del blocco e della classe di muratura che non siano presenti in tabella, occorre procedere a più passaggi di interpolazione lineare. In questo esempio vogliamo determinare la resistenza a compressione caratteristica di una muratura realizzata con una malta di classe M8 e con un blocco la cui resistenza a compressione è pari a 13 MPa. Poiché la tabella fornita dalla normativa non prevede la colonna della malta di classe M8, per determinare la resistenza a compressione della muratura si dovrà dapprima determinare i valori della colonna M8 in corrispondenza dei valori FBK uguale a 10 e FBK uguale a 15. Nel primo passaggio di interpolazione si assumerà per la X il valore 8 corrispondente alla classe M8, e x con 1 uguale a 10, x con 2 uguale a 5, con y con 1 e y con 2 i valori corrispondenti della resistenza della muratura sulla riga FBK uguale a 10. Sostituendo questi valori si ricava che in corrispondenza di FBK uguale a 10 e per la resistenza della malta M8 la resistenza della muratura deve assumersi pari a 5,06 MPa. Al secondo passaggio si procede allo stesso modo del primo, operando però sulla riga corrispondente a FBK uguale a 15. In questo passaggio si ottiene che la resistenza della muratura per FBK uguale a 15 e per la classe di malta M8 è pari a 6,42. Avendo aggiunto nella tabella i valori corrispondenti alla classe di resistenza M8, in corrispondenza di FBK 10 e FBK 15, si può procedere, come fatto nella slide precedente, alla determinazione della resistenza della muratura per FBK uguale a 13 e per M uguale a 8. Sostituendo i valori nella formula, si ricava che la resistenza a compressione della muratura assegnata è pari a 5,88 MPa. Per completare la trattazione delle prescrizioni normative sulla resistenza delle murature, descriviamo quanto previsto per la resistenza a taglio. La resistenza a taglio è ovviamente influenzata dalla presenza delle sollecitazioni di compressione, migliorando le prestazioni del materiale all'aumentare della tensione assiale di compressione. Detto FVK0, la resistenza a taglio in assenza di compressione, che può essere determinata tramite prove sperimentali, la resistenza a taglio FVK è data dalla somma di FVK0 e di 0,4 volte la tensione media di compressione. Il valore di FVK da assumere nei calcoli prevede comunque un limite superiore pari a 1,4 volte la resistenza a taglio dei blocchi. La resistenza a taglio di progetto si ottiene come al solito dividendo il valore caratteristico per il coefficiente di sicurezza parziale del materiale. In assenza di prove dirette per la determinazione della resistenza a taglio della muratura, le norme forniscono una tabella dalla quale poter ricavare la resistenza a taglio in assenza di compressione della muratura, in funzione della resistenza a compressione del blocco e della classe di resistenza della malta.
In particolare, per elementi di laterizio pieno e semipieno, con resistenza a compressione compresa tra 7,5 e 15 MPa, in abbinamento a malte comprese nelle classi tra M5 e M10, si ricava una resistenza a taglio di 0,20 MPa. Bene, questa lezione è terminata. Se vi è risultata chiara ed esauriente, vi invito a visualizzare anche le altre video lezioni del canale, e in particolare la seconda lezione sulle murature, in cui vengono descritte le prescrizioni normative per la verifica di resistenza allo stato limite ultimo. Arrivederci alla prossima lezione.